Davide Mezzanotti, partiamo dalla notizia di mercato che ha caratterizzato questa settimana, l'arrivo di Quadrini. Immagino tu abbia già pensato a come poterlo utilizzare quando sarà in forma, e per l'appunto ti chiedo, visto che ha giocato poco nell'ultimo periodo, che tipo di giocatore ti aspetti anche dal punto di vista atletico? Ma atletico lo devo vedere, nel senso che quando arriva, mi hanno detto che sta bene, si è sempre allenato, quindi ha fatto la preparazione, ha fatto tutto, però è da vedere, quando arriverà qua vedremo un po' col ritmo che abbiamo noi se ci sta dentro. Questo penso sia importante, l'occhio che penso sia la cosa più importante. Per quanto riguarda il giocatore a disposizione, lui può giocare in tutti e tre i ruoli d'attacco, come stiamo giocando ora, sia tutte e tre le mezze punte che abbiamo. Starà lui a far vedere cose importanti per prendere un posto. Nella lista degli acquisti, dei desideri, chiamala come vuoi, insomma, a che punto era Quadrini? Se ti chiedo se avresti preferito un giocatore più pronto fisicamente oppure se risponde in pieno alle tue richieste? No, va bene, io il nome l'avevo fatto io, quindi insieme alla società, lui, cioè, insieme ad altri due o tre, lui era in cima alla lista, perché era un giocatore che secondo me ho spulciato un po' in giro ed era il giocatore che faceva il caso nostro. E certo, più pronto. Vediamo quando arriva, se è pronto, magari è più pronto di altri. L'importante è che venga qua con la voglia, la fame di dare una mano a questa squadra per raggiungere il nostro traguardo, che cosa, è una cosa fondamentale. Poi se non è in forma subito c'entrerà, quello è meno dei problemi. Domani arriva lo Spoleto, stai pensando di cambiare due esterni bassi, visto che hai a disposizione anche Tonetto e per il gioco degli under dovresti cambiare anche a destra con Carminucci, oppure insomma una decisione questa ancora da prendere? Ma questa la prenderò oggi con calma, quando metterò giù un po' tutto. E gli esterni, i bassi sono come i carabinieri, adesso devono viaggiare per forza in coppia, no? Perché è un 95 e 94. Quindi con calma ragionerò, però credo che sia Ruggeri che Bellavigna domenica, sia Carminucci l'altra sera hanno fatto molto bene. Tonetto avevo visto che sta abbastanza bene, deve ancora sicuramente entrare in tutti gli ingranaggi, perché in una settimana non puoi pensare di essere perfetto, però ho visto che ha assimilato già molte cose. Oggi con molta calma, riflettendo, prenderò questa decisione, ma loro sanno che adesso hanno solo in quattro a dividersi un campionato che per i giovani è importante, troppo importante, quindi devono farsi sempre trovare pronti.